Ciao ragazzi, ciao Diego! Ciao c'è! No, sono qua! Ma tu? Fai di lì! Non lo so! Allora, io ti avevo detto un po' di tempo fa che c'era qualcosa di diverso. Infatti, cioè io mi sembra un po' fuori posto, eh? Sì, no, io mi sento a disagio. Come? Anch'io, cioè non è il mio posto naturale. No, anche perché ho il torcicollo, quindi faccio una fatica enorme. Ah, ok. Finché mi giro dove eri prima, quindi ci invertiamo. Invertiamoci. Allora, invertito. No, invertiamo, invertito? Invertiamoci. Invertiamoci. Tu sei invertito adesso, sei andato di lì? Tu sei invertito? No, che tu ti sei invertito. Io mi sono trovato qui, non so perché. Ma neanch'io. Vabbè, quindi... ritorniamo. Sì. Sì. Va bene, comunque. Vabbè. No, vai. No! Vai, passo di qua. Ok. Sembra una cosa strana, ma non lo so. Vabbè. Ci sei? Sì. Ok, allora, ricominciamo. Va bene. Ciao ragazzi, ciao Celso! Ciao Diego! Adesso sì! Oh, Mamma allora, mia. Allora, vi devo spiegare un gioco. No, sì, no, erano qua le carte. Di solito devo... No, questo è un video difficilissimo perché dovrò cercare di spiegarti la tecnica. Provaci, cioè. Ok. Adesso cosa faccio? Allora, dobbiamo imparare il mechanical reverse. Già la roba è una. Già dirlo è. E comunque è una tecnica all'epoca molto innovativa di Ken Krenzel che permette di girare segretamente una o più carte. Allora, dal mio punto di vista, e sono abbastanza convinto di questa cosa, è una tecnica da fare in piedi. È molto più naturale fatta in piedi, però per questioni di riprese la facciamo da seduti, no? L'estetica della mossa è nel girare il mazzo o dal dorso in alto alla faccia in alto o da faccia in alto a dorso in alto, una o più carte sotto vengono girate di nascosto. Prima del mechanical reverse c'era l'half pass, il mezzo salto e via dicendo. Questa è una variante forse più, una volta impadronita della è più semplice da eseguire, comunque più coperta. E l'idea di base qual è? Lo faccio con una carta sola per renderlo chiaro. Tengo la separazione sotto la o le carte che vorrò girare col mignolo, sì. da di lato, non da dietro ma di lato, ok? Col mignolo, ok. Chiamo Nick che mette lui il mignolo? Sì, no, va bene così. Ok. Dopodiché prendo, vicino, lo faccio molto aperto per renderlo evidente, ovviamente deve essere così grande, no? Prendo i due angoli in linea vicino al pollice, sì. Giro faccia in alto, intanto raddrizzo le dita lasciando dentro il mignolo. No, dalla parte verso me. Verso di te. Yes, prendi qua e giri verso di me. Cioè, tu sei sinistro. Io sono mancino. Sono un uomo sinistro, aspetta un attimo. È un casino. Devi immaginare. Ma come fate voi? Noi siamo maghi. Ok. Vedi? Ok. Sì. Adesso, immagina che questo mazzo non ci sia. Se tu sei rimasto così, no, con l'ultima. Sì. Togli un attimo il mazzo sopra. Se tu chiudessi la mano... Quella sotto gira, vedi? Sì. Però lo fai col mazzo qua. Okay. Quindi tu sei arrivato in questa posizione. Sì. Un piccolo segreto quando, con l'allenamento è girandolo, aprirlo un po'. Ah, okay. Così hai la scusa per venire a squadrare. Ah, okay. E mentre vieni a squadrare, lo faccio a favore di camera, sostanzialmente chiudi la mano e la carta si gira. Ok? Okay? Viceversa, se invece di tenere la separazione sotto a una carta, si tenesse sotto a più carte, la dinamica è identica, quindi quando vengo a girare e squadrare ho quelle carte capovolte. Per cui io non sono così. Vabbè, adesso. Non proprio. Vabbè, però... No, devi partire con le carte in posizione di servizio. Sì, ok. Ci metti, prendi un po', ci infili dentro il mignolo. Sì. Ok. Ok. Vieni qua. Giri raddrizzando le dita. Sì. Tieni un secondo. Sì. Prendi da sopra, sì. E adesso giri quelle sotto. Okay. Esatto. Cioè, concettualmente è questo. Un paio di tip per renderlo un po' più coperto, e questo è il motivo per il quale dico che secondo me è meglio in piedi, perché la prima cosa ovviamente da fare
per aiutare a coprire la mossa è abbassare la parte esterna del mazzo, che se abbassiamo troppo da seduti è una posizione strana, in piedi invece viene naturalissimo. E l'altra cosa importantissima dal mio punto di vista è, nel momento in cui giro queste, non far partire l'indice, perché è strano, no? Quindi l'indice o sta di fianco alle altre dita, o se mi trovo scomodo lo piego mentre giro, che sembra l'inizio di una squadrata, no? Quindi sono così, giro, sostanzialmente vengo anche con l'indice dentro, ovviamente è coperto perché sono inclinato in avanti, e nel squadrare le carte faccio la mossa. Ok? E questa è una mossa che ha mille applicazioni. Infatti in un altro video faccio vedere la prima applicazione per la quale è nata questa mossa, che è un sandwich, ma non ne sto a parlare adesso. E la cosa interessante, ripeto, si può fare col mazzo faccia in alto, quindi parto col mazzo faccia in alto, a fine della mossa ho delle carte di dorso sotto, di faccia sotto, oppure parto con mazzo faccia in basso, quindi facendo la mossa finisco col mazzo faccia in alto e ho delle carte di dorso sotto. E poi da qua ovviamente si parte a fare i giochi. Quindi mi raccomando, allenati, perché la prossima volta dovrai farlo tu, in maniera totalmente invisibile e impercettibile. Nel 2024? Sì, vabbè, c'è tempo, c'è tempo. No. Sì, sì. Ok, tutto chiaro? Tutto chiaro. Quindi cosa devono fare? Devono iscriversi al canale, attivare la campanella e guardare questo tutorial. Tutorial? Che c'è dentro tutto. Va bene. Bravo. Ragazzi, seguite questo tutorial e noi ci vediamo al prossimo video. Comunque c'è qualcosa di strano, eh? Vabbè. Cioè, non vorrei dire, ma... Non so, chiudiamo, che c'è un mal di collo, guarda, lo so, guarda, c'è collo, cioè, poi l'anestesia. È 4 giorni che c'è l'anestesia. Che lo devo fare, cioè, ragazzi? Che cacchio di lavorone ha fatto? Molto invasivo, molto invasivo. Vabbè, ragazzi, grazie, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!